L'Irlanda ha fatto sfoggio di pascoli verdi e birra scura per corteggiare gli investimenti della Cina. L'occasione è stata una visita nel paese del vicepresidente cinese Xi Jinping, che nel corso degli ultimi 3 giorni ha firmato diversi accordi commerciali con il governo di Dublino. Reduce da una crisi economica che ha richiesto un piano di aiuti internazionali, l'Irlanda, guidata dal premier conservatore Enda Kenny, si è proposta come ponte per le imprese cinesi interessate ad aumentare la loro presenza sul mercato europeo. Attualmente sono circa 200 le aziende irlandesi che esportano in Cina, un numero relativamente esiguo che sembra però destinato ad aumentare grazie al rafforzamento della cooperazione economica tra i due paesi.